Continuiamo a camminare sulle nostre strade del Vangelo, torna anche questo lunedì Viandanti sulle strade del Vangelo, il programma dedicato al mondo delle missioni di Padre Pio TV. Buongiorno a tutti voi che ci seguite come sempre puntuali e buongiorno e pace e bene a Fra Raffaele Mangiacotti, ben trovato. Pace bene Maria Antonia, pace bene anche a voi che Oggi è ci una puntata in seguite. cui, soprattutto nella prima parte, avremo un'attenzione particolare anche a tutto il mondo dei ragazzi, dei bambini e dell'educazione. Eh sì, penso che meritano anche un po' la nostra attenzione, perché quando si parla di missione non è soltanto annunciare un Vangelo, ma anche e soprattutto quelle opere, quelle attività caritative che tanti missionari, ecco, nel mondo svolgono. E a me piacerebbe oggi, per esempio, toccare un po' anche l'aspetto dei bambini, no? Perché i bambini sono le persone più vulnerabili, possiamo dire, soprattutto in quei paesi del terzo mondo, in quei paesi dove c'è tanta povertà. E in questi paesi, ecco, i bambini sono vittime di sfruttamento, sono tante volte vittime di tantissime cose e di situazioni che sono veramente terribili. Forse non tutti sanno quello che succede molte volte con questi bambini nel mondo e penso che oggi avremo anche modo di vedere. Ecco, quello che è bello però è che le missioni cercano sempre di prendersi cura dei bambini, di educarli nella fede soprattutto, ma anche di educarli e prepararli anche ad essere i futuri. Come dire, uomini e donne, ecco, a farli crescere nell'amicizia gli uni con gli altri, nelle relazioni, a dare delle possibilità anche di lavoro, educandoli, ecco, a farli imparare in qualche cosa che possa essere utile poi nel loro futuro, nel loro avvenire. Per esempio, nelle nostre missioni, ecco, noi abbiamo anche tanti movimenti che crescono soprattutto all'interno della Chiesa, movimenti che conosciamo come ci sono qui in Italia, come Scout e tante altre cose, Azione Cattolica, ma ci sono anche dei movimenti locali, di ispirazione locale, e sono movimenti che sono sempre finalizzati a essere educati in qualche cosa che possa tornare utile al bambino, ma soprattutto a creare l'aspetto di comunione gli uni con gli altri, perché l'essere in comunione è garanzia anche di un vissuto in pace gli uni con gli altri, perché tante volte faccio per esempio un esempio, no? Se una persona non si comporta, ecco, come gli altri nel gruppo, questa persona può essere anche accusata di stregoneria e abbiamo tantissimi casi, molti bambini, ecco, anche bambini soprattutto, vengono accusati e sono costretti a fuggire anche dalla famiglia, dal villaggio, quindi sono veramente situazioni Terribili, terribili, sì. sì, Quindi terribili. davvero la presenza delle missioni anche garantisce un presidio anche di sicurezza per tanti bambini. Io credo che in qualche modo anche questi movimenti abbiano anche lo scopo di creare una sorta di rete di protezione Certo, intorno a certo. loro. Hai fatto bene ad aprire questa parentesi, poi avremo modo anche nelle prossime puntate di approfondire ancora di più quello che tu ci stai dicendo, perché oggi poi mi hai raccontato anche prima di iniziare la nostra diretta di alcuni aspetti, alcune situazioni di cui onestamente io conoscevo poco e per questo ti ringrazio, che riguarda anche tutta la tratta dei minori e quindi affronteremo anche questi argomenti nelle prossime puntate. Grazie alle tue preziose segnalazioni. Del resto tu sei stato missionario tanti anni e di situazioni di questo tipo ne hai viste sicuramente tante. Allora, a proposito però di movimenti giovanili, tu facevi riferimento un po' agli Scout, all'Azione Cattolica.
C'è in Africa un movimento interessante che richiama un po' quei movimenti ai quali siamo abituati noi qui, ovvero appunto all'educazione dei bambini, dei ragazzi, allo stare insieme, ed è il movimento Kemkogi, non so se l'ho pronunciato sì, bene. Kemkogi. Esatto, però ce lo racconta anche Fra Antonio, il nostro inviato sul campo, e guardiamo insieme il suo video di questa settimana. Amici carissimi di Padre Pio TV, pace e bene a voi tutti. Quest'oggi mi trovo nella parrocchia di Laramanai. Laramanai è una nuova parrocchia nata nel 1994 e ora è gestita dai Padri Verbiti. Fino al 1994 Laramanai era un villaggio della nostra parrocchia di Bebocom, e dopo aver fatto un buon cammino di fede Laramanai è diventata parrocchia. Il giro la telecamera in modo da mostrarvi le immagini. Ecco, qui abbiamo la chiesa, la parrocchia di Laramanai. Come potete vedere, ecco, di fronte abbiamo le scuole, ci sono anche gli studenti che stanno facendo l'attività fisica, attività sportiva. E qui in fondo abbiamo le suore di San Giuseppe, che collaborano con i Padri Verbiti. In realtà quest'oggi mi trovo qui nella parrocchia di Laramanai perché ho accompagnato i responsabili del movimento Kemkogi, una parola in lingua gambai che significa tutti uniti, e ecco, per rilanciare ufficialmente dopo questo incontro programmativo il nostro cammino di fede. Parlo di cammino perché ogni anno le attività iniziano con la prima domenica di Avvento, cioè insieme ci incamminiamo verso Betlemme per incontrare ancora una volta la famiglia di Nazareth, la quale sarà nostra guida per tutto l'anno pastorale. Incontriamo la famiglia di Nazareth, incontriamo il bambino Gesù, perché in realtà il movimento Kemkogi è riservato a tutti coloro che rientrano nella fascia di età tra i 6 fino ai 12 anni. E una volta arrivati dai 6 ai 12 anni, una volta arrivati all'età di 13 anni, ecco, loro diventano i responsabili delle generazioni future. Entriamo nella chiesa dove i responsabili Kemkogi stanno facendo l'incontro, faccio un po' di silenzio e ci sta il padre spirituale diocesano, padre Prosper, che sta guidando questo incontro. Ancora una volta grazie a voi tutti per l'attenzione e auguro a voi tutti un buon cammino verso la Betlemme. E grazie a Fra Antonio per i suoi preziosi video testimonianza che non ci fa mai mancare. Fra Raffaele, intanto ricordiamo insieme il sito delle missioni Padre Pio, come stiamo facendo già da diverse settimane, ovvero www.missionipadrepio.it, ed è il sito sul quale potete approfondire e trovare anche tutte le informazioni che riguardano appunto le missioni di Padre Pio. Potete anche scrivere, mettervi in contatto con i missionari se avete curiosità, se avete anche voglia, magari, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, di mettervi in gioco, di fare un'esperienza, se volete magari anche sostenere dei progetti in particolare. La settimana scorsa abbiamo parlato del progetto legato al centro di riabilitazione in compagnia di Fra Raffaele e Maddalena, ma sono tanti i progetti, anche quelli dedicati, soprattutto quelli dedicati anche all'educazione dei più piccoli, come appunto stiamo raccontando. Sì, sì. Ecco, ringraziamo anche Fra Antonio, perché mostrandoci un po' queste immagini abbiamo visto tutti questi adolescenti in questa chiesa di Laramanai ed erano lì in formazione, perché solitamente si fa così.
prima di lanciare il nuovo anno pastorale, ecco, i responsabili, ma anche molti rappresentanti, ecco, sono formati da un catechista, dal sacerdote, e poi loro lavorano in tutti i villaggi, perché quando si parla di parrocchia di Laramanai non pensiamo che sia solo il villaggio di Laramanai, ma a questa parrocchia, ecco, sono connessi tanti altri villaggi. E, ecco, non solo la Ramanai, ma un po' tutte le parrocchie del Chad sono così. E queste sono cose bellissime, queste iniziative, perché Kemgogi, proprio come ha detto Frantonio, tutti insieme, una parola che significa così, ma che è legata soprattutto alla parola amicizia, cioè tutti insieme siamo amici, come dire, siamo una sola famiglia, siamo fratelli e sorelle. E lo scopo, ecco, proprio di questo movimento è proprio quello di creare sempre quelle relazioni, di crescere insieme, ecco, come dicevamo prima, perché è importante educare nella comunione, perché al di fuori di questa, ecco, poi si possono finire in tante situazioni negative, ed è bello anche dare ai bambini questi diritti che tante volte sono negati, perché vivono anche in situazioni difficili, soprattutto situazioni economiche molto povere. Bene, allora noi continuiamo il nostro cammino sulle strade del Vangelo, ma ci fermiamo solo qualche minuto per una brevissima interruzione. Voi rimanete lì e fra pochissimo torniamo qui in diretta dai nostri studi. Giulia. Siamo pronti con i nostri fuori onda, perché negli spazi ovviamente e nelle pause pubblicitarie abbiamo i vari ospiti che si alternano, anzi vi do un'anticipazione, fra pochissimo sarà con noi il nostro arcivescovo padre Franco Moscone, ma vogliamo subito adesso collegarci con suor Patrizia Andrizzi, missionaria della Congregazione delle Sorelle dell'Immacolata, vissuto 40 anni in missione in Venezuela, in una delle borgate più violente di Caracas, dove circa il 50% dei bambini soffre di malnutrizione. Buongiorno, benvenuta suor Patrizia e grazie. Buongiorno, benvenute. Allora, grazie, buongiorno a tutti quanti. Devo dire che queste dirette, questi collegamenti mettono continuamente alla prova la mia fiducia nei confronti delle tecnologie, che però insomma viene confermata tutte le volte, perché ce l'abbiamo fatta anche questa volta dopo varie prove a fare il nostro collegamento. Allora, suor Patrizia, sì, io l'ho presentata raccontando anche quella che è stata la sua missione per circa 40 anni, quindi possiamo dire una vita, sì, in missione. E da lei vorrei un ricordo di quando è arrivata lì la prima volta e di quello che ha visto e di quello che più l'ha colpita. Sì, bueno, io sono arrivata con altre due consorelle, siamo arrivate il 2 di marzo 1978. Era la prima missione della congregazione. Non avevamo altre esperienze nelle terre così di missione lontane. Era, diremmo così, un azzardo e anche, diremmo così, un lavoro di frontiera. E l'impatto è stato molto forte, perché siamo arrivate di sera, però il giorno dopo abbiamo aperto gli occhi davanti a una realtà veramente incredibile, vedendoci tutte queste collinette montagnole e con tutte quelle casupole appiccicate l'una con l'altra. Non sapevamo come registrare nella nostra mente questa geografia di là, come è possibile delle persone che vivono così. Lì queste montagnole si chiamano cerros, e le casupole in Venezuela si chiamano ranchos, mentre in Brasile si chiamano, hanno un altro nome, favelas. E certo, noi non sapevamo ancora la lingua. Siamo entrati in questa cultura
come si dice, a punta di piedi, con i piedi felpati, perché quando si entra in un paese che una non conosce, deve andare molto piano, guardare, ascoltare, non giudicare, ma vedere come può instaurare un dialogo con la gente, che era un dialogo di gesti. E noi con gli occhi vedevamo, ascoltavamo però non capivamo, noi dicevamo qualche parola come buongiorno, buenos días, buenas tardes, però ancora non riuscivamo a comunicare. È stato, diremmo così, una storia molto lenta, ma anche molto forte, molto forte. Siamo arrivati nel mese di marzo, dove il caldo toccava i 38 gradi. Noi uscivamo dall'Italia, che abbiamo lasciato la neve a Milano. Arrivati là, veramente era un caldo che non potevamo sopportare. La prima cosa che abbiamo dovuto affrontare è stata la mancanza d'acqua, mancanza di trasporti pubblici. Noi non avevamo una macchina, non riuscivamo ancora a muoverci. Quindi è stato, diciamo così, un camminare poco a poco con la gente. Però raggiungevamo queste collinette andando su attraverso le scalette. Salutavamo con gesti così alle persone, e a volte le persone ci guardavano perché non conoscevano le suore. E dopo che ci vedevano la seconda volta, già facevano un sorriso, un gesto amichevole. E noi poco a poco andando su e giù per queste scalette di mattina, di sera, di pomeriggio, il caldo chiaro ci toglieva un po' le forze, poi le zanzare che ci hanno proprio consumato, abbiamo dovuto ricorrere a qualche ospedale anche perché si sono infettati i pizzichi di queste zanzare. E eravamo con altri sacerdoti italiani di Cesena e qui di Rimini, formavamo un'equipe di persone, e quindi l'intento, il vescovo ci ha messo in una parrocchia difficile, violenta, infatti quando ci ha accompagnato nella nostra casina dove dovevamo andare a vivere, non è che ce l'ha presentata così dolcemente. E mi ricordo ancora il gesto che ha fatto, ha messo il piede contro la parete, ha preso l'imperriata della finestra e ha detto: qui sono capace anche di togliere questa imperriata ed entrare dentro e farvi del male. Quindi dovete immaginare la nostra ansia a incominciare un lavoro così, vedendo questa gente e avendo un pochettino di paura, perché lui ci ha messo in una zona che si chiamava Canaima, che era come zona rossa, dicevano, è la zona peggiore del litorale della Guaira. La diocesi era della Guaira da 10 anni che era formata. E noi, grazie a Dio, abbiamo contribuito molto al lavoro dell'ingrandimento e della formare più solida. E quindi abbiamo incominciato con la visita, poco a poco, di queste casine, che non è difficile entrare, perché lì non ci sono porte nelle case, sono casupole aperte, sempre aperte. Quindi entravamo, di quello che potevamo parlavamo, e abbiamo incominciato a dare un'occhiata un pochettino ai giovani, perché i giovani sono un pochettino il motore, no, di una parrocchia. E infatti abbiamo diviso la parrocchia grandissima, erano quasi 30.000 abitanti, in piccoli settori, e ognuno di noi, ogni suora,
un settore, ogni prete un altro settore. Quindi siamo Quindi possiamo riusciti dire che poco a piano poco. piano, Sor Patrizia, siete riusciti ad entrare anche a conquistarvi la fiducia di quella Sì, comunità. A me il dato che mi ha colpito molto è questo 50% dei bambini che soffre di malnutrizione. Voi lì con il vostro presidio, chiamiamolo così, offrivate e avete offerto quello che era l'unico pasto possibile per quei bambini. ecco, purtroppo con l'arrivo al governo. Di un governo comunista, purtroppo la cosa è così. La svalutazione della moneta non ci permetteva a noi di far fronte ai bisogni della parrocchia di questi bambini. Ha incominciato a vedere davanti alla nostra casa, per esempio, piccola casa, questa fila di bambini, mamme portando in braccio bambini piccoli, suora, ermana, lecce, latte. Ermana, mangiare, e anche noi non è che avevamo delle risorse economiche che potevano aiutarci. Lì bisogna un pochettino lavorare con le imprese, quindi fare lettere, cercare aiuti per vedere come potevamo noi affrontare. E i bambini crescevano giorno per giorno. Noi abbiamo incominciato in un barrio che è una contrada di poveri dove la gente ha il dolore di testa perché gli aerei ci passano sopra. E abbiamo incominciato a dare un pochettino di lezione a questi bambini che non andavano a scuola e poi avevano lo stomaco vuoto e noi portavamo qualcosa da mangiare, cosa piccola. Abbiamo incominciato con 15-20 bambini, ma dopo, quando hanno saputo, altri bambini che noi davamo qualcosa da mangiare arrivavano e sono 30, sono 40, sono 50, non entravano lì nel saloncino dove eravamo. E quindi abbiamo dovuto aprire le porte della nostra casa nel garage perché non avevamo una mensa grande noi, però il garage avevamo la capienza di 120-130 bambini. E quindi noi facevamo da mangiare alla mattina. Questi bambini venivano sulle 8:30 con la loro tazzina, però non è che davamo il primo, il secondo, la frutta, portavano dei barattolini e noi avevamo un mescolo che era la misura di una porzione. E quindi un pochettino di riso, un po' di lenticchie o fagiola nera. Un pochettino di soppa con verdura, questo era quello che noi affrontavamo tutti i giorni, ovviamente che Quotidianamente era di. e sicuramente lei poi è stata e ha rappresentato, insomma, è stata una mamma per quei tanti centinaia di bambini che vedevano appunto nel vostro presidio un rifugio. Noi la ringraziamo, Sor Patrizia. Purtroppo i tempi sono strettissimi, però la ringraziamo davvero per aver portato la sua testimonianza. Ci ha fatto piacere ascoltarla e conoscerla. Grazie davvero. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità. Un abbraccio. Un abbraccio, Dio lo benedica. Grazie mille, Sor Patrizia. Davvero una bellissima testimonianza, dolcissima testimonianza quella di Sor Patrizia. E abbiamo ancora qualche istante prima dello spot. Vorrei farvi vedere una clip. Facciamo un omaggio a Don Tonino Bello, finalmente venerabile, ascoltando uno stralcio del suo scritto più famoso, possiamo dire così, La stola e il grembiule, dalla voce del fratello. Ascoltiamole insieme. Forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente e l'accostamento della stola con il grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Sì, perché di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi richiami. Il grembiule invece, ben che vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove intriso di intingoli e chiazzato di macchie è sempre a portata di mano della buona massaia. Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo, il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo, non parla né di casule né di amiti, né di stole né di piviali.
parla solo di questo panno rozzo che il maestro si cinza i fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. Chissà che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie con l'aggiunta di un grembiule fra le dalmatiche di raso e le pianete ricamate d'oro, fra i veli omerali di broccato e le stole a lamine d'argento. E queste le parole di Don Tonino Bello, e diamo il benvenuto al nostro arcivescovo Padre Franco Moscone. Buongiorno e bentrovato Padre Franco. Abbiamo, fra poco ci fermiamo per una brevissima interruzione, ma volevo soltanto una battuta da lei rispetto alla storia di Sor Patrizia che abbiamo sentito. Lei come missionario immagino che avrà visto tante volte situazioni davvero così ferite. Conosco molto bene l'America Latina, quindi mi ha fatto molto piacere sentire una storia di vita e di testimonianza che proviene dal Sud America, in particolare dal Venezuela, uno dei paesi che sono stati più colpiti a motivo di cambiamenti e di scelte politiche sprovvedute. È uno dei paesi che invece di camminare in avanti su un progresso di tipo anche economico e di bene comune ha fatto invece notevoli passi indietro. E questo dovuto essenzialmente ad una economia sbagliata che ha puntato tutto sul petrolio e poi ha reso il petrolio quello che sembrava all'inizio al presidente Chavez l'occasione per portare, diffondere il bene comune sul territorio della nazione, è stato oggetto di da parte diciamo degli Stati Uniti, dal resto, di ricatto, e per cui l'impoverimento è totale. A quello si aggiunge una ideologia che non ha favorito lo sviluppo del popolo e della democrazia ed è stato un cocktail di vera cammino verso la povertà e non verso un progresso economico della popolazione. Noi continuiamo il nostro cammino, continuiamo il nostro viaggio sulle strade del Vangelo, ma diamo la linea alla regia per pochissimi istanti e poi si torna ancora insieme. E a proposito di missioni e dell'essere missione, dell'essere missionari, vogliamo ascoltare insieme uno stralcio delle parole che proprio Padre Franco ha rivolto ai giovani venerdì scorso, 19 novembre, in occasione della GMG diocesana. Allora, ascoltiamo insieme questo stralcio e poi lo commentiamo. Siete i missionari, siete una missione. C'è scritto nell'esortazione apostolica Christus Vivus che è dedicata proprio ai giovani e per i giovani. Ognuno di voi è una missione, una luce particolare per tutti, ma in modo particolare per gli altri giovani compagni e compagni della vostra età e dei vostri ambienti. Noi anziani non possiamo arrivare dove arrivate voi. Siete voi che potete portare il Vangelo là dove noi non arriviamo. E oggi sono tanti, sono molti i luoghi inarrivabili da parte nostra e da parte mia, ma non da parte vostra. Sappiatevi così una vera missione continua, gocce di Vangelo che si trasformano in torrenti di evangelizzazione. Una vera missione continua, Padre Franco, l'invito ai tanti giovani che ne hanno sicuramente la forza e la voglia anche, speriamo, no? Certo, magari senza saperlo sono missionari, per il semplice fatto di essere battezzati e di cercare in qualche modo di aderire al Vangelo, di sentirne il richiamo nel cuore, si è missionari. E ora io credo che l'atteggiamento del giovane sia quello di essere missionario anche se non se ne rende conto. Basta la presenza, basta lo stare in mezzo agli altri, ai coetanei,
però rimanendo o tentando di rimanendo fedele a quella parola accolta e a cui aderisce, è missionario e moltiplica la presenza del Vangelo e della Chiesa di cui è figlio e figlia nei luoghi più diversi e attualmente più difficili da raggiungere. Sono a mio giudizio i giovani, i missionari dei giovani. A noi essere di esempio e di testimonianza, ma lasciarli camminare e raggiungere i posti più diversi nella società di oggi, nel nostro ambiente e in quel continente, il sesto continente che è il mondo dei media. Vedo fra Raffaele che annuisce. Sì, no, a me piace questo fatto che i giovani debbano essere coinvolti e vogliamo anche ricordare che anche nelle missioni si possono fare tantissime esperienze e quindi noi invitiamo i giovani, ecco, a rivolgersi anche a noi, a contattarci perché si possono fare tantissime esperienze, soprattutto nel campo degli infermieri, scuole, educazione, tantissime cose, ecco, e questo è bello perché lì la testimonianza, si annuncia il Vangelo proprio testimoniando proprio quello che puoi apportare come persona. Allora, Padre Franco, ricordiamo intanto anche ai nostri telespettatori che lei appartiene all'Ordine dei Padri Somaschi, con un forte carisma appunto per la missione. Lei ha detto che l'appartenenza all'Ordine dei Padri Somaschi le ha dato la possibilità di camminare per le strade del mondo, le ha consegnato il dono della missionarietà, dell'attenzione ai poveri. E non è un caso che nel suo stemma episcopale lei abbia scelto il motto servire pauperibus et ecclesiae. Ho scelto parole non mie, insomma sono del mio fondatore, soprattutto la prima parte nel suo testamento, che è un invito a mettersi al servizio degli ultimi e dei poveri, quindi perfettamente in coerenza con l'invito del Magistero di Papa Francesco, mentre nella preghiera invitava a pregare perché la Chiesa tornasse al tempo degli Apostoli, una riforma che non è tornare indietro, ma diventare sempre più conforme al pensiero originale di Gesù. Ecco, servire i poveri e la Chiesa credo sia il modo di sempre, ma in particolare di oggi, per essere missionari, ovunque uno si trovi, insomma. Non siamo proprietari di noi stessi, abbiamo avuto la vita in dono e la ridoniamo alla Chiesa e ai poveri che sono l'immagine evidente e carnale di Cristo in terra. E allora mi riallaccio a questo suo ovunque ognuno si trovi per aprire una riflessione, ovvero per essere missionari non c'è bisogno, non è per forza necessario pensarsi dall'altra parte del mondo, si può essere missionari anche quotidianamente. Andare dall'altra parte del mondo può aiutare, serve, perché tornando si possa essere missionari dove siamo e soprattutto si possa evangelizzare il proprio cuore, che è il confine primo che dobbiamo varcare e missionareggiare, ecco, se volessimo inventare un verbo nuovo, ecco, che penso piacerebbe anche a Papa Francesco. A proposito di Papa Francesco, ascoltiamo insieme quello che ha detto ieri nel suo discorso nell'Angelus di ieri, una sorta di appello, possiamo chiamarlo così, ai cristiani: svegliatevi, vegliate, non siate cristiani addormentati. Ascoltiamolo insieme. Vigilare significa questo: non permettere che il cuore si impigrisca e che la vita spirituale si ammorbidisca nella mediocrità. Fare attenzione perché si può essere cristiani addormentati. E noi sappiamo, ne sono tanti cristiani addormentati, cristiani anestetizzati delle mondanità spirituali, cristiani senza slancio spirituale, senza ardore nel pregare, pregano come dei pappagalli, senza entusiasmo per la missione, senza passione per il Vangelo. Cristiani che guardano sempre dentro, incapaci di guardare all'orizzonte. E questo porta a sonnecchiare, tirare avanti le cose per inerzia, a cadere nell'apatia,
indifferenti a tutto tranne che a quello che ci fa comodo. Ecco qua, non usa mezzi termini come sappiamo. Papa Francesco, del resto, Padre Franco, per vegliare, per essere cristiani non addormentati, le mezze misure non funzionano. Non hanno mai funzionato anche fuori dall'ambiente cristiano. In qualsiasi ambiente uno voglia ottenere un risultato, o diciamo portare frutti, deve svegliarsi. Non può accontentarsi o rimanere addormentato, aspettando che il tempo passi, accontentandosi di quella che si chiama accidia, di una pigrizia comoda. Ecco, a maggior ragione quando si tratta di portare il Vangelo e quindi di essere missione nel mondo e nella società. Fra Raffaele, vorrei un commento anche da te su queste parole del Papa, che appunto si rivolge a tutti noi cristiani in questo tempo particolare, che è appunto il tempo dell'Avvento. Beh, le parole del Papa, sai, colpiscono sempre, e penso che la cristianità è in primis quella che deve svegliarsi. Perché quando si dorme, come si dice, quando chi dorme non piglia pesce, il proverbio ce lo insegna questo. Ecco, allora noi siamo tenuti ad essere vigilanti, perché vigilare proprio significa essere svegli. E ieri proprio Gesù ce lo diceva, non nel Vangelo: fate attenzione a non avere il cuore appesantito da tante problematiche del mondo. Ecco, tutto questo ci porta a capire che noi dobbiamo saper sempre discernere quelle che sono le problematiche e dare una luce evangelica su tutto ciò che ci circonda, ecco. Perché questo è poi l'annuncio del Vangelo: rendere quelle situazioni negative in qualcosa di luce. Padre Franco, abbiamo un minuto prima della chiusura, vorrei affidare a lei anche un messaggio per i nostri telespettatori, per quanti ci seguono, anche un consiglio, un'esortazione per vivere al meglio anche questo tempo di Avvento. Credo che delle parole di ieri del Vangelo, l'ultima frase, dove Gesù dice vegliate pregando. Ecco, però quel vegliate non è un'attesa semplice. Il verbo originale fa quasi pensare ad un aggrapparsi, ecco, a qualche cosa da tenere stretto. Ecco, e da aggrapparsi, secondo me, dobbiamo aggrapparci alla speranza. Alla speranza che viene alimentata se preghiamo, ma se accogliamo nella preghiera la parola del Vangelo che ci rende gioiosi, ci rende nuovi ogni giorno. Ecco, come abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione che dice il rinnovare il Vangelo nel nostro mondo, io credo che abbiamo bisogno, soprattutto qui, ecco, in Europa, nel mondo cosiddetto avanzato, anche di una nuova missione. Forse se ne è parlato poco. Essere nuova evangelizzazione, essere nuova missione non sono parallelismi, è un mio giudizio. Il Vangelo è sempre nuovo, lo riporto. La missionarietà richiede anche cambiamenti di stile, di metodi, di strumenti. Ecco, abbiamo bisogno che forse ci arrivino da fuori, dalle chiese che noi abbiamo sempre pensato fino a pochi giorni fa come le chiese di missione. Ma in realtà oggi la Chiesa di missione passa attraverso i nostri confini europei ed italiani. Grazie Padre Franco per essere stato con noi questa mattina, grazie a Fra Raffaele come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito. Viandanti sulle strade del Vangelo ritorna come sempre la prossima settimana alla stessa ora lunedì. Noi ora vi lasciamo allo spazio dedicato all'informazione. Buon proseguimento di giornata.